Contrario, 14.1 Quello è Colletti. stato ritirato, le chiedo Immagino, scusa. 14.1 Colletti contrario e invece il 14.600 delle commissioni favorevole. Grazie. Lo vogliamo dare anche sugli aggiuntivi, visto che ci siamo, ce n'è uno solo, onorevole Fregoli. 14.01 Di Maio, Luigi contrario. Di Maio. Grazie. All'Asia. 14.1 Colletti. 14.1 contrario, 14.600 favorevole, 14.01 contrario. Grazie. Governo. Contrari, Presidente. Ce n'è anche uno della Commissione. Governo, c'è anche uno della Commissione, è contrario anche a quello? 14.600? No, 14.600 è favorevole. Grazie. Siamo a 14.1 Colletti. Prego, onorevole Colletti. Grazie Presidente. Prima del cambio di acronimo da ISVAP a IVAS, l'ISVAP già aveva qualcosa che non andava. L'ISVAP, chiariamo, è l'autorità che dovrebbe essere teoricamente indipendente per il controllo sulle assicurazioni. Ebbene, questa autorità teoricamente indipendente, il cui presidente venne arrestato per corruzione insieme a arrestato e poi indagato ovviamente per corruzione insieme a parte della famiglia Ligresti nello scandalo Fondiera SAI. Visti gli episodi di corruzione, giustamente cosa si fa? Si cambia nome e così si fa finta che non sia successo nulla. E allora l'ISVAP è diventato IVAS. Ebbene, Presidente, con questo emendamento vorremmo inserire una norma per cancellare il conflitto di interesse che insiste dentro questa autorità che dovrebbe essere indipendente. Dovrebbe essere indipendente non solo dalla politica, ma dovrebbe essere indipendente soprattutto dalle imprese che controlla. Poiché un controllore che ha all'interno persone che hanno lavorato o magari lavoreranno per i propri controllati, viene da sé che è impossibile che sia indipendente. Proprio per questo abbiamo presentato questo emendamento che va a modificare la legge.